Allora, per fare questa ricetta bisogna tagliare a pezzettini piccoli 500 g di biscotti. I nostri sono ovviamente senza glutine e fatti in casa. Adesso metto i biscotti in una ciotola. Ora invece prendo 130 g di cioccolato fondente e faccio la stessa cosa anche qui, lo taglio a pezzetti. Adesso ci spostiamo ai fornelli. E adesso sciolgo il cioccolato a bagnomaria, quindi qui ho la pentola con dell'acqua e la ciotola all'interno. Piano piano si sta sciogliendo. Quando il cioccolato è quasi sciolto, aggiungo 250 g di margarina. Noi lo facciamo in casa con la nostra ricetta. E quindi mescolo per far sciogliere anche la margarina. Ci vorranno pochissimi minuti. A questo punto aggiungo anche 100 g di miele, oppure potete usare anche sciroppo d'acero o d'agave, per esempio. Sai che sono curioso di cosa stai facendo, Diana? Vedrai alla fine che meraviglia di ricetta. Direi che ci siamo. Spengo, la consistenza qui è perfetta e adesso ci spostiamo sul tavolo. A questo punto aromatizzo con dell'essenza di rum, che comunque è facoltativo, potete anche ometterla se non vi piace. Mescolo bene il tutto e a questo punto, indovina un po', aggiungo i biscotti che ho tagliato prima. Li tuffiamo dentro. Li tuffiamo proprio così, guarda. E mescolo bene, 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 in modo da ricoprire tutti i biscotti con il composto di cioccolato. Mi tufferei anch'io là dentro, Diana. Anche voi, ragazzi. Anche voi vi tuffereste qua dentro, ragazzi? Mamma mia, cioccolatoso al massimo. Perfetto, c'è un profumo buonissimo, mamma mia, ragazzi. Adesso questo composto andiamo a versarlo in uno stampo da 20 cm di diametro nel quale io ho messo un foglio di carta da forno sulla base. Ci siamo? Vado. E adesso livello tutto bene 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 uniformemente e adesso mettiamo questo composto a raffreddare completamente per almeno 2 orette o comunque controllate anche dopo un'ora, un'ora e mezza come si presenta la consistenza. Andiamo. Allora, la nostra torta ha raffreddato, quindi adesso possiamo prendere 150 g di cioccolato fondente, lo taglio di nuovo a pezzettini. E adesso seguimi perché ci spostiamo di là ai fornelli. Benissimo, mettiamo il cioccolato nella ciotola. Diana, ma che cosa servirà quest'altro cioccolato? Beh, per ricoprire la nostra torta, ovviamente. Una sorta di ganache, insomma. Bravissimo. Allora, il cioccolato è praticamente pronto. Adesso aggiungo 120 g di bevanda vegetale. Qui sto usando quella di soia. Mescolo bene. Allora, prima di andare a finire la nostra torta, lasciate un mi piace a questo video, ragazzi, e condividetelo, per noi è fondamentale. E adesso ho anche una cosa da dirvi, perché qui non finiscono mai le sorprese. Vi dico che fino al 31 dicembre potrete avere le nostre ricette scritte, raccolte in un bel ricettario digitale, e non solo, perché insieme a questo pacchetto ci sono anche dei bonus dal valore inestimabile. Quindi per scoprire ciò che abbiamo preparato per voi andate qui sotto nei commenti, vi lasciamo il link. Allora, questa è la consistenza che abbiamo ottenuto per la ganache. Adesso la mettiamo un attimo da parte e prendiamo la nostra torta che nel frattempo ha rassodato completamente. Rimuoviamo lo stampo, quindi con la punta del coltello vado a staccarla in questo modo. Così. Wow. Una torta biscottosissima. Adesso la mettiamo qui sopra, quindi su un piatto ho messo una gratella e adesso sulla gratella metto la torta. Adesso sulla torta, indovinate un po', andiamo a versare il cioccolato. E poi facciamo colare il cioccolato sopra. Bravissimo. Che bontà, ragazzi. Adesso sopra io la decoro con delle gocce di cioccolato, così tutto intorno, ma potete anche lasciarla così com'è. È buonissima lo stesso, ve lo assicuro. E poi questa finisce direttamente nel frigo, quindi il cioccolato dovrà indurirsi completamente
E poi possiamo finalmente tagliarla. Vado subito. Vai in frigo, vai. E dopo circa mezz'ora ci siamo. Siamo pronti per il taglio. Pronto? Vai. Ah. Tre. Due. Due. Uno. Wow, mamma mia. Ragazzi, questa è una torta salame al cioccolato. Che goduria, ragazzi. Guardate qua. Cioè, chi vi ferma, ragazzi? Assaggiamo subito. Vai. Sei pronta per assaporare questa meraviglia, Diana? Prontissima. Mamma mia. Stratosferica? Sublime.